Figuracce, avventure e disavventure del mondo dello spettacolo, confessate dai protagonisti ed estorte da Benedetta Boccoli. Benedicta, dicta. Dicta Boccoli. Benedicta, estorte da Benedicta. Estorte, punto. Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori della notte di Rai Radio 1. Chi nella vita non si è mai trovato in situazioni imbarazzanti, difficili, di disagio? Tutti noi. Ebbene, chi sarà con noi stanotte a figure, figurine e figuracce? Buonanotte, con chi ho il piacere di parlare? Buonanotte, Marco Simeoli. Ben trovato, bentornato, come stai? Bene, bene, rieccomi, grazie, ciao Benedetta. Ma sono contento, io sto bene, sto benissimo. La notte mi piace moltissimo, non dormo mai di notte tutti, io. A tutti ci piace. E poi dopo teatro siamo abituati. E infatti. Io mi sveglio alle 11, dalle 11 all'una tutti i giorni. Di mattina. Sì. Gli orari nostri sono quelli, insomma, dai, più o meno. Allora, Marco, raccontami questo aneddoto bellissimo che riguarda la città di Napoli. La città di Napoli, sì, è sempre, diciamo, da questo spettacolo Napoli è una parola che porto in giro, insomma, da un po' di tempo. E a un certo punto, diciamo, proprio per entrare un po' nello spirito, diciamo, del popolo napoletano, io racconto una serie di aneddoti legati alle famose sintesi che i napoletani nel corso degli anni, diciamo, hanno fatto rispetto a situazioni più o meno allegre. Questa riguarda praticamente quella, diciamo, la famosa legata al calcio. Ci fu questa famosa partita, diciamo, durante la quale i veronesi offesero veramente in maniera terribile i napoletani. Vesuvio, pensaci tu, fu una delle più leggere, insomma, per cui veramente, insomma, offese molto, molto brutte, insomma, noi ci rimanemmo molto male. Quando ci fu il ritorno, per cui i napoletani andarono a Verona, ovviamente i veronesi temevano molto quello che i napoletani avrebbero fatto per vendicarsi, diciamo, delle offese ricevute. Eppure si crea una situazione molto strana. Nella curva, diciamo, dove si misero tutti i napoletani, sembrava che improvvisamente ci si trovasse a Londra alla Camera dei Lord, per dire che questi napoletani erano di una correttezza, tutti in silenzio, composti, composti, educatissimi. Tant'è vero che questo creò ancora di più panico, perché disse: ma perché? Oddio, ci aspettavamo, chissà, non fanno nulla, ma allora faranno qualcosa ancora di più, diciamo, quindi era praticamente in attesa. A un certo punto, nella curva, praticamente dalla estremità all'altra, si apre uno striscione enorme sul quale c'era scritto Giulietta e una zoccola. Me la ricordo. E quindi ci fu un boato, e quindi gli stessi veronesi praticamente che cominciarono ad applaudire, per dire: guarda questi che cose sono inventati, anche perché ovviamente sono andati a colpirli proprio nella cosa per loro più rappresentativa e significativa, cioè li hanno buttato per non dire dove, però la storia, diciamo, per eccellenza, il balcone famoso Giulietta e Nazò. Ci fu veramente, diciamo, una reazione assolutamente divertita e, devo dire la verità, civilissima, perché, insomma, ecco, se ne dicono tante dei napoletani, della città, siamo sempre in prima pagina, oppure, insomma, sui media, per tante cose veramente sempre spiacevoli. Però l'ironia che hanno anche delle loro cose, diciamo, spiacevoli, devo dire la verità, è stata sempre vincente ed è stata, voglio dire, motivo di, anche secondo me, anche di civiltà camminare per strada. A me ne sono successe tante. Una volta stavo a Castel dell'Ovo, sai che ci sono i due ristoranti, stavo mangiando in un ristorante, a un certo punto viene un piccolo gattino tutto spelacchiato, piccolino, brutto, nero, e mi chiede del cibo. Io ordino un po' di prosciutto e questo gattino se lo mangia proprio, divora questo prosciutto. A un certo punto arriva il cameriere e io dico: ma senta, ma come mai questo gattino viene qua a chiedere cibo? E il cameriere fa: ma è del ristorante accanto. Ho capito, ma perché viene qua? Perché di là si mangia male.
No, ma guarda, sono strepitosi. Io la sera, tornando verso casa, non so se c'è il tempo proprio rapidissima, sì. Tornando verso casa c'era un cumulo di spazzatura enorme. Io, i miei abitano praticamente al Vomero, salendo verso Soccavo, questo cumulo di spazzatura, purtroppo motivo per cui siamo molto sempre esposti ovviamente alle critiche, questo cumulo di spazzatura enorme, qualcuno era riuscito a salire su questa cosa enorme e altissima, e aveva evidentemente, stava lì chissà da quanto tempo, ed era salito lì sopra, aveva messo un cartello sul quale aveva scritto: basta, non già lo vati chiuso, si mi affezionate. È stupenda, finiamo qua, grazie a Marco Simeoli, spero di risentirti presto, in bocca al lupo. Grazie. Per il tuo teatro, salutami Gigi e niente, viva il teatro. Grazie Benedetta. Grazie. Buonanotte. Ciao. Figure, figurine, figuracce, l'importante è figurare, perché se uno nella vita non figura, che figura fa? Ciao.